Cataldo, ma tu le mangi le cime di Eh beh rap? sì, e mi piacciono pure. Roberta, noi continuiamo a viaggiare in giro in lungo e largo per l'Italia e oggi siamo in Puglia con il Ah, nostro che Fofò meraviglia! Ferriere che ha due ospiti Buongiorno. d'eccezione, tra Guarda, oggi l'altro, insieme effettivamente. a tutti gli altri. Guarda, oggi è la prima volta che mi vedi Buongiorno. in borghese perché sono anch'io ospite, mi siedo tranquillamente, voglio gustare tutto e tutta una serie Tutto di quello questi che c'è di prodotti. buono in Puglia. Anzi, effettivamente così, però dai, diamo subito la parola a loro che sono Allora i abbiamo veri protagonisti, no? Con Stefano l'assenza di Stefano Callegaro, e di che è Lia stato mi protagonista sposto di anche, prego Lia, Masterchef, dai. e Lia Cellammare, che è una notissima comica pugliese. Benvenuti, benvenuta a Dai, Stefano, benvenuta a Lia accordatevi. e benvenuta ai Prego. nostri amici chef pugliesi. Scusate. Allora, Fofò, oggi cosa ci preparano Vabbè, nello siamo in una terra, specifico? è una splendida terra. Stefano, il piatto di oggi, Il dai. piatto, oggi preparo delle orecchiette che naturalmente sono la pasta emblema della Puglia. Le farò con il cecio nero della Mugia, che è un preziosissimo presidio slow food, i pomodorini di Torre Canna e Sì. le cime di rapa, naturalmente immancabili. Allora, mettiamo appena appena un filo Un filo d'olio. d'olio. In padella. Prego, certo. Qual è questa cosa bella? Che la Puglia, il Barese, c'è un detto. Qual Il è? Barese ama lo straniero, quindi un veneto che prepara un piatto pugliese si unisce molto bene. Grazie, mi hai tolto da un impasse che non avrei potuto affrontare. Siamo molto curiosi. No, c'è anche una cosa, anche perché Venezia è stata uno dei nostri, diciamo, conquistatori di Bari. Noi abbiamo il reparto Veneto e quindi abbiamo poi San Nicola e quindi anche il logo della Repubblica di Venezia. Ma invece Quindi a visto te, che Venezia Puglia. la Sì. cucina quando ti ha conquistato? Beh, da sempre, io vengo anche da una famiglia di pasticceri, però siccome ridendo, mangiando e quindi poi noi facciamo gli spettacoli, finiamo e dobbiamo mangiare, allora abbiamo unito la E risata e quindi fai gli quindi spettacoli, poi necessità cucini e di più. mangi. Esatto. Grande Vedi tu? Lia. Chissà se finirei anche tu così o io, Può Caterina, darsi di potrebbe sì, ce la essere. potremmo fare. Finiremo in cucina Concetto anche anche noi. questo di Va Allora, bene. Stefano, a che punto siamo? Stiamo Intanto per stiamo per mettere, ho tagliato. i Nella cucina d'appoggio pomodorini. i pomodorini a dadolini, li sto aggiungendo alle cime di rapa Sì. e così mi creo anche un po' di umidità per la pasta. Senti già che profumino. A questo punto vado ad aggiungere il cecio nero della Murgia che ho precedentemente saltato con un po' di cipolla rossa. Sì. Quindi cipolla rossa, Cipolla cecio rossa, nero, cecio nero, pomodorini, pomodorino, un spicchietto olio d'aglio QB, e quanto ancora un basta? po' di olio. Ho Ecco aggiunto in padella le le orecchiette che avevo già orecchiette. Ah, precedentemente ecco, sbollentato. Mi perfetto. hanno dato Scusa. tempi televisivi, Tempi quindi prima di brevissimi. tutto. Super Quindi Stefano si preparata. era già preparato. E infatti già stavo chiedendo, ma le orecchiette Quindi direttamente praticamente il lì? No, piatto è quasi erano già fatte. pronto. Il piatto è quasi pronto, mi avete chiesto di Pochissimi farlo in. Ho minuti, da Guinness fatto così. proprio. Quindi Lia è anche pronta per assaggiare. E direi che posso procedere all'impiattamento. Beh, è un piatto italiano, bianco, rosso e verde. Bellissimo. Perché no? Un emblema, In vorrei dire, perfetto stile dell'italianità. pugliese, quindi un piatto italiano con i sapori tipici della Ah, Puglia. senti. Pronti? Ci siamo, eh? Noi Allora, ti stiamo quasi, qua, no, aspettando. perché vi ho Guarda qua. sentito in religioso Roberta, dai, silenzio. esatto. Assolutamente, Allora, dai, bravo, dici Roberta. bene. Religioso silenzio in attesa del piatto. Termino con un filo d'olio del Consorzio Paranzana dell'Alta Dauna, che è fantastico così a crudo e in un piatto della tradizione che si rispetti non può mai mancare, il parmigiano del popolo, che è il pane casereccio ripassato, Che così, bello che questo gli dà anche un piatto. po' di croccantezza. E il piatto è fatto. E allora, noi Vediamo il siamo pronti piatto. per assaggiarlo. Facciamo vedere Roberta a tutti. mostra il Tu sei già pronto per piatto a favore di assaggiarlo, camera. noi lo No, deve possiamo assaggiare prima Lia. vedere. Guarda No, qui, no, no, guarda. facciamo il maestro. Voilà. Eccolo qui. Ecco.
Allora, noi vi salutiamo, ringraziamo Stefano, ringraziamo Maria, ringraziamo i nostri amici pugliesi e il nostro grande Fofo Ferriere. Grazie. Grazie, buon appetito a tutti.